Salerno si dispone con orgoglio ad accogliere la fiamma olimpica che arriva nella nostra città, farà un percorso sul nostro splendido lungomare e arriverà nell'arenile di Santa Teresa. È un'occasione formidabile per l'intera regione Campania. Il presidente De Luca da questo punto di vista è stato lungimirante, è una vetrina mondiale che la Campania offre ai tanti telespettatori e a tanti potenziali visitatori. Offriamo l'immagine del Sud che cambia, del Sud che si rimbocca le maniche e che vuole andare avanti. Offriamo l'immagine migliore del Sud e credo che questa sia un'opportunità che bisogna saper cogliere e che credo abbiamo saputo cogliere. Per il futuro sarà la possibilità di poter mettere a disposizione della cittadinanza le tante opere sportive ristrutturate o addirittura realizzate con i fondi di questa Universiade, in guisa che le cose realizzate non siano servite semplicemente per questi giochi delle Universiade, ma restino patrimonio della cittadinanza. Insomma, è un momento di pace, di amicizia fra i popoli, un momento di grande solidarietà e di grande fratellanza. Credo e spero che tutto andrà per il meglio e sarà un'Universiade indimenticabile. Parte questa fiaccola delle Universiadi ed è per noi una grandissima soddisfazione. Abbiamo creduto in questo splendido sogno italiano, siamo riusciti a portarlo avanti, ora speriamo che in questi giorni 130 paesi riescano ad apprezzare quello che abbiamo fatto sia sul piano sportivo ma soprattutto quello che è questa regione, questo territorio e anche la nostra forza e la nostra capacità di ospitalità. Ce la mettiamo tutta, speriamo che vada bene. Salerno is one of the hotspots of the Universiade. We made the decision to host the game already here 2 years ago. And Salerno hosts several sports and the enthusiasm of the people are just great. This young and old, everybody we saw today at the torch relay, they are so heavily involved, they are looking forward to the games and I can only congratulate them. In general, we could not believe what happened in the last 2 years in the Campania region, Naples, Salerno, Fiscano, all these places here, what they have done in such a short time. It's fantastic and I'm sure we will have great games here from the July 3rd till the 14th. Congratulations and thank you so much.